Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E oggi ragazzi, come avrete sicuramente visto da titolo, siamo qui con un video molto interessante. Premetto che per ovviamente parlarvi di quanto guadagnerà uno youtuber, che è il titolo di questo video, vi dovrò fare veramente tantissimi collegamenti con la partnership con YouTube. Dunque vi spiegherò che cos'è la partner, come si diventa partner, chi può diventare partner e tutto questo genere di cose che si vanno a ricollegare quindi alla domanda finale appunto di quanto guadagna uno youtuber. Come seconda premessa vi dico di prendere tutto ciò che vi dirò in questo video un po' con le pinze, come dire, non prendete tutto ciò che vi dirò in questo video come preciso, reale e perfetto, perché di precisione su questi argomenti ce n'è veramente poca, dato che dipende tanto da youtuber a youtuber il guadagno e tutto il genere di cose che vi dirò tra poco, e perché appunto non sono assolutamente esperto nel settore. Come prima domanda, che cos'è la partner? La partner è un contratto che si firma con YouTube o con dei network, e tra poco vi dirò le differenze tra questi due, che vi permette di mettere la pubblicità nei propri video, per cui di monetizzare i video. Ovviamente mettendo la pubblicità, come tutti sappiamo, guadagneremo dei soldi. Una domanda che ad una persona che non ne sa quasi niente che potrebbe venire in mente è: ma YouTube ci guadagna qualcosa? Assolutamente sì, infatti o YouTube o i network si prenderanno una piccola percentuale dei guadagni, diciamo, totali che dovrebbe prendere uno youtuber. Nel senso che se con un video io faccio 10 euro, vi sto facendo un esempio ovviamente, YouTube mi dice tu dammi 2 euro di quel video e gli 8 li lascio a te. Così io guadagno 8 euro e lui se ne guadagna 2. Ovviamente YouTube, facendo questo procedimento con tutti gli youtuber del mondo, prendendo 2 euro da ogni video, e vi ripeto ancora una volta, è solamente un esempio, si fa i soldi e fondamentalmente si mantiene. Una domanda che mi viene posta molto spesso da voi nei commenti su Telegram, su Instagram e su Twitter, insomma da veramente dappertutto, e mi raccomando seguitemi su tutti i miei social network, è: ma chiunque può diventare partnership di YouTube? La risposta in teoria è no, in pratica è sì. Nel senso che ci sono veramente tantissimi network che danno la possibilità agli youtuber piccoli di appunto monetizzare i propri video. La differenza tra questi network è che i network sono a loro volta partner con YouTube, quindi è una sorta di intermediario, italiano non lo so, che c'è tra YouTube, loro e te. Questi network possono portare a tantissimi vantaggi, quali possono essere avere un guadagno più elevato nei propri video, possono aiutare il tuo canale a crescere più velocemente, e soprattutto con un network si ha l'assistenza, per cui mettiamo caso che io metta in questo video, scusatemi per il messaggio che mi è appena arrivato, in questo video una canzone protetta da copyright, se io fossi con YouTube da solo e il mio video venisse segnalato e basta con questi messaggi, appunto, scusatemi per la ripetizione, se metto una canzone con copyright e YouTube me la segnala, fondamentalmente mi ritrovo nella situazione in cui io ho un video segnalato, lo devo eliminare, a 3 segnalazioni mi chiudono il canale e chi si è visto si è visto. Se invece sono con un network avrò la possibilità di dire: ehi, guarda che ho messo quella canzone per sbaglio, non è che mi potreste dare una mano? Il network verifica il caso, ovviamente ritiene se è opportuno o no aiutare lo youtuber, perché se in tutti i video continua a mettere canzoni protette da copyright, allora arriva al punto in cui anche il network si rompe le palle e si ha una piccola chance di, diciamo, scampare dalla segnalazione di copyright e non avere il canale chiuso dopo appunto 3 segnalazioni. È anche vero però che i network fanno i furbacchioni, nel senso che quando voi firmate il contratto in cui dite che diventerete partner con quel network, e mi raccomando non fate l'errore che ho fatto io qualche anno fa e fortunatamente sono riuscito a scamparla, e tra poco vi insegnerò un trucchetto per uscire dai network se avete la mia età, non, e vi ripeto, non firmate a caso. Leggete attentamente ciò che c'è scritto nel contratto, leggete attentamente tutto ciò che vi viene detto dal network e prendete tutto quello che vi viene detto con le pinze, perché ovviamente un network, quando chiede a qualcuno di diventare partner con lui, non è che gli dice:
Ah sì, io sono un network che ti fa guadagnare tantissimo, però in realtà è finta come cosa, ve lo dico solo per farvi entrare, in realtà vi truffiamo così, non è assolutamente così che funziona. Il network cerca di evidenziare tutte le cose belle di quest'ultimo e cerca di mandarle alla persona che vuole appunto partner. Quindi mettiamo caso che il network Pinco Pallino mi chiedesse di diventare partner, ovviamente mi dirà: ehi guarda, da noi si cresce, da noi c'è un sacco di assistenza, da noi si guadagna un sacco, così che io dica: ehi cavolo, andiamo da Pinco Pallino. Ma vi posso assicurare che non sempre ciò che vi viene detto è vero. Ricollegandoci alla domanda che mi sono fatto prima, perché tutti possono diventare partner? Anche qui bisogna aprire una piccola parentesi: non tutti possono diventare partner con tutti, nel senso che chiunque può diventare partner con YouTube, o meglio con Google AdSense, che è un servizio di monetizzazione ufficiale di YouTube che vi permette appunto di monetizzare i vostri video. Ci sono dei network però, come per esempio Divimove, che chiedono 150.000, 200.000 visualizzazioni al mese, che sono veramente tante per uno youtuber piccolo. Quindi nel mio caso io adesso sto facendo circa 200.000 visualizzazioni al mese e potrei dire: Divimove, prova a vedere se posso entrare con voi, se posso entrare Divimove mi accetta, io firmo i contratti e divento partner con Divimove. Se Divimove mi dice: guarda, tu non fai abbastanza visualizzazioni o comunque non ci piace il tuo canale, io rimarrò con AdSense come sono in questo momento. Quindi con AdSense anche tu, che magari hai un canale un po' piccolino, potresti iniziare a guadagnare, ma stai attento perché AdSense anche lì ti frega abbastanza. Come prima cosa bisogna avere un conto bancario per poter guadagnare, bisogna comunicare qualsiasi nostra informazione, per cui nome, cognome, indirizzo, città, stato, ovunque loro ci possano contattare. E soprattutto, prima ancora di cominciare a guadagnare, quindi di ricevere dei soldi, bisogna raggiungere 10 euro, perché ovviamente AdSense dice: cavolo, chiunque può monetizzare i loro video, a me non va bene, voglio vedere che questo youtuber possa fare un certo numero di visualizzazioni in un tot di tempo. Quindi da quel momento scatta un numero di visualizzazioni che tu devi fare per appunto arrivare a 10 euro. Una volta che sei arrivato a quei 10 euro, lui dice: perfetto, questo youtuber va bene, quindi facciamolo monetizzare. Anche qui non è semplice la storia, perché AdSense, così come tantissimi network, non paga 30 euro al mese se tu fai 30 euro, 200 euro in un mese se tu fai 200 euro, e così via. Paga da un certo numero di euro in su, che nel caso di AdSense è di 70 euro. Quindi in poche parole, se io non raggiungo i 70 euro a fine mese non mi entrerà neanche un centesimo, se io raggiungo i 70 euro entro fine mese mi verranno dati i soldi. Ovviamente se io in un mese faccio 50 euro, quindi non sono idoneo al pagamento, quei 50 euro verranno tenuti da parte e verranno sommati ai guadagni del mese dopo per appunto poter ricevere il pagamento. E arriviamo quindi alla domanda, vi sto tenendo per veramente tantissimo tempo, alla domanda clou, la domanda di questo video: quanto guadagna uno youtuber? Anche qui bisogna fare delle stime, non si può parlare di guadagni sicuri, perché adesso vi aprirò un'altra piccola parentesi, ma si può parlare comunque di guadagni a grandi linee. Tutti questi dipendono da tantissimi fattori, quali il tipo di video che si portano, per cui i video di tecnologia piuttosto che gameplay verranno pagati diversamente tra di loro. Dipende tantissimo dal CPM, che non so benissimo che cosa sia, devo approfondire un po' di più questo appunto argomento, ma è molto difficile da poter capire. Comunque credo di aver capito che è il numero di euro che si guadagnano ogni 1000 visualizzazioni, e come CPM vi dico, da quello che ho capito nei vari anni che sono su YouTube, il CPM medio, ripeto medio, c'è chi ce l'ha molto più alto e c'è chi ce l'ha molto più basso, è di circa $1. Quindi se io mi faccio 200.000 visualizzazioni al mese, mi faccio 200 euro al mese; se altrimenti faccio 2 milioni di visualizzazioni al mese, farò 2.000 euro al mese. Basta togliere le ultime tre cifre del numero di visualizzazioni del mese. Perché vi ho detto che non si può calcolare precisamente quanto uno guadagna? Perché bisogna calcolare che in moltissimi video, anche se non vi viene detto, c'è il product placement, che molto semplicemente è un video pagato. Un'azienda mi manda, non so, delle cuffie, mi dice: ehi applicker, guarda, quelle cuffie mi piacciono tantissimo, sono delle cuffie nuove che abbiamo prodotto, i tuoi video mi piacciono tantissimo, mi piace il numero di visualizzazioni che fai nei video e così via, se mi porti una bella recensione sul tuo canale in un tot di video ti darò 200 euro.
E quindi dico, va bene, 200 euro per una video recensione. Ovviamente non succede sempre così, ci sono moltissimi siti, come è sempre capitato a me, che ti mandano il prodotto gratis ma non ti pagano. In ogni caso, ritornando all'esempio di prima, io mi faccio i miei 200 euro, vi porto la recensione e quei 200 euro non hanno nulla a che fare con il video, per cui io guadagnerò 200 euro più i soldi del video. Quindi semplicemente, se PewDiePie, che fa 2 milioni di visualizzazioni a video, che sono in teoria 2000 euro a video, dovesse avere in ogni video la sponsorizzazione della Coca-Cola che lo paga 500 euro a video, farebbe 2500 euro a video. Per concludere questo video rispondo ad un'altra domanda, ossia, secondo te è giusto che gli youtuber guadagnino così tanto, facendo l'esempio appunto di PewDiePie che guadagna davvero tantissimi soldi? La risposta è sì. Innanzitutto, fare video su YouTube non è facile, e non voglio dire che sia facile o difficile quanto altri lavori, perché io ho 15 anni, non so cosa significhi lavorare, so che cosa significa fare video su YouTube professionali, con montaggio audio, montaggio video a buona qualità, caricarli in un certo orario e fare YouTube con una certa costanza. Però devo dire che per tutte le persone che dicono che secondo loro non è giusto che uno YouTuber guadagni così tanto, sei tu che fai guadagnare lo YouTuber. Ragionate un attimo su questa cosa che vi ho appena detto e evitate le critiche qui sotto nei commenti, perché se ci riflettete, se PewDiePie guadagna 200.000 euro al mese, è un esempio, è per colpa vostra, perché senza le vostre visualizzazioni, senza voi che vedete i suoi video, PewDiePie guadagnerebbe 0 euro al mese e tornerebbe a vendere hot dog come faceva prima di YouTube. Quindi ragazzi, io spero che questo video lunghissimo vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace. Noi ci rivediamo in un prossimo video, seguitemi su tutti i miei social network e adios!